Il costruttore, le cinque lezioni di De Gasperi ai politici di oggi. Il libro di Antonio Polito è stato presentato oggi all'Aquila alla libreria Colacchi in corso Vittorio Emanuele. Il dibattito è stato introdotto da Vittorio Sconci del direttivo nazionale di Base Popolare. Sono intervenuti Alessandro De Angelis, Gaetano Quagliariello e l'autore Antonio Polito. L'evento è stato moderato da Roberta Galeotti, componente Corecom Abruzzo. Siamo con l'autore del libro Il Costruttore, un libro sulla vita di Alcide De Gasperi che ricorre a 70 anni dalla sua morte. Siamo con l'autore che è Antonio Polito. Perché è importante oggi ricordare la figura di Alcide De Gasperi? Perché è ancora attuale secondo lei? Perché è il padre della Repubblica Italiana. Il suo governo decise il referendum monarchia-repubblica, lui a un certo punto accelerò anche la uscita di scena del re che dopo i risultati elettorali nicchiava, temporeggiava e non voleva mollare e poi ha guidato nella prima legislatura, i 5 anni dal 48 al 53 dopo una vittoria elettorale a valanga del suo partito, la DC, ha guidato il paese facendogli fare tutte le scelte che ancora oggi disegnano il perimetro della nostra azione, l'adesione al Patto Atlantico, l'avvio del processo di unificazione europea, l'intervento straordinario del Mezzogiorno. Quindi un po' l'Italia di oggi è quella che in quei 5 anni fu disegnata da De Gasperi. Quanta differenza c'è tra la figura e l'agire politico di De Gasperi e quella che è prevalente nell'azione politica di oggi? Ma io credo che tutta la chiave sia nel titolo del libro. Io ho chiamato De Gasperi il costruttore proprio segnalando il contrasto con i politici di oggi che si presentano tutti deliberatamente come dei distruttori. Gente che va in giro con la ruspa, che vuole usare il lanciafiamme, che vuole rottamare tutti. Quindi c'è proprio uno stile politico oggi per cui ci si fa vanto di distruggere. Invece io credo che a noi politici servono per costruire, ma perché altro dovremmo votarli e anche pagarli se non per costruire il bene comune? Secondo te la figura di De Gasperi oggi sarebbe una figura in qualche modo, sono passati ovviamente 70 anni, desueta, oppure ci sarebbe qualcuna delle sue qualità che oggi potrebbe essere ancora molto utile ai politici di oggi? Ma dal punto di vista politico la qualità maggiore che oggi varrebbe è che lui non aveva mai amato il regime, diciamolo così, una democrazia basata sullo strapotere dei partiti. Lui diceva io voglio un partito di governo, non un governo di partito. Cioè la distinzione tra le istituzioni che rappresentano la Repubblica e i partiti che sono parte della società, non possono comandare i partiti, comanda il Parlamento, dove ci sono i nostri eletti. Dal punto di vista umano e personale, lui era un uomo di grande fede, era un uomo che aveva anche una concezione dei rapporti con gli altri e con la moglie, per esempio, con i figli, che oggi servirebbe molto ancora, perché era un'idea di rispetto e di mitezza. E soprattutto lui era stato definito l'avvocato difensore di 45 milioni di italiani, cioè intendeva il suo lavoro come un servizio reso al popolo. Poi naturalmente con tutti i difetti, le contraddizioni, siamo tutti esseri umani, ma questa ispirazione ideale servirebbe molto anche oggi. Durante la registrazione di Grand'Angolo che andrà in onda fra pochi giorni, tu hai detto che De Gasperi è una figura che in qualche modo al mondo nella politica di oggi in qualche modo è un po' dimenticata e anche un po' elencato le ragioni per le quali, insomma, secondo te questa figura è un po' stata messa da parte. Adesso ti faccio una domanda forse un po' controcorrente, un po' scomoda. Secondo te ha fatto degli errori, De Gasperi? Tra i tanti meriti c'è qualche errore? Ma senza dubbio, intanto diciamo ha due grandi limiti più che errori, cioè due cose che ha tentato di fare e non gli sono riuscite, due grandi sconfitte. La prima è la Comunità Europea di Difesa, cioè la CED. L'idea sua era: non possiamo costruire l'Europa solo sull'economia, se noi non costruiamo anche una difesa comune l'Europa politica non nascerà mai. Cosa verissima, ancora oggi stiamo discutendo di nuovo della difesa comune europea e lì non ci riuscì, perse. La seconda sconfitta è quella che passa sotto il nome di legge truffa. Bisogna dare più poteri al governo. Il governo nelle condizioni della Costituzione italiana è troppo debole rispetto a tutti gli altri poteri.
e quindi tentò di risolvere attraverso una legge maggioritaria che dopo il Porcellum sembrerebbe diciamo una cosa di oro, sì. Ma al tempo apparve una legge truffa e che fu poi sconfitta perché quando andarono alle elezioni la maggioranza, la coalizione prese sì la maggioranza ma non il 50% bensì il 49,8%. E quello gli costò poi la fine del governo, lui non governò più dopo quella sconfitta. E probabilmente in un caso o nell'altro fece degli errori. Siamo con Gaetano Quagliarello, che è il presidente della Fondazione Magna Carta, che è coorganizzatore di questa importante presentazione del libro di Antonio Polito, il costruttore, sulla vita di Alcide De Gasperi. La figura di De Gasperi oggi è attuale, è giusto ricordarla? La figura di De Gasperi dovrebbe essere sempre attuale, perché De Gasperi è stato un po' un padre della patria, è un personaggio che noi potremmo paragonare a Churchill parlando dell'Inghilterra o a De Gaulle parlando della Francia. Ha avuto veramente il merito di portare l'Italia dal tunnel del fascismo e della guerra nella normalità, diciamo, della Repubblica. È stato uno dei protagonisti di quello che ancora oggi viene chiamato il miracolo economico. Io credo che i pilastri di quella stagione furono messi da De Gasperi e fondamentalmente tutto questo insomma, si è esaurito con la generazione che ha conosciuto De Gasperi. Io sono convinto che se oggi si va in una scuola e si dice insomma quello che ho detto io, la gran parte degli studenti rimarrebbero meravigliati, perché la storia si studia poco e la figura di De Gasperi ancora di meno. Qual è il merito di questo libro, del libro di Polito? Credo che sia la prima operazione di divulgazione alta, come si dice, appunto è stata fatta sulla figura di De Gasperi. E fare divulgazione alta è difficilissimo, è molto più difficile che scrivere un buon libro di ricerca. Lei prima ha citato Churchill, ha citato De Gaulle, che nei rispettivi paesi sono figure non conosciute, ma sono dei monumenti per te, praticamente, li ha accostati a De Gasperi, spicca il distacco, no? De Gasperi ha detto lei stesso, a malapena è conosciuto dagli studenti del giovane di oggi. In parte già mi ha risposto, ma ci sono delle ragioni profonde, secondo lei, per cui c'è questa facilità a dimenticare delle figure così importanti? C'è De Gasperi, ma ce ne sono anche altre, nel nostro paese, intendo. È un fatto che riguarda il modo che abbiamo di scrivere la storia, di studiarla? Ma le ragioni sono molteplici. Secondo me la principale è che De Gasperi è stato un uomo che ha compiuto dei miracoli durante la sua vita politica. Alcuni di questi miracoli sono spiegati bene nel libro e tra le altre cose, se non sbaglio, il libro è dedicato ai miracoli. Ma poi alla fine della sua vita politica ne è uscito, diciamo così, da sconfitto. De Gasperi è morto in solitudine, insomma è stato, diciamo, tra virgolette, un po', diciamo, messo da parte anche dal suo stesso partito, e si è inaugurata, diciamo, una stagione molto diversa. Quindi lui, che aveva vinto la transizione dal fascismo al post-fascismo, ha in qualche modo perso il consolidamento della storia repubblicana. Quando la storia repubblicana si è consolidata, non voglio dire che si è consolidata contro di lui, ma si è consolidata, diciamo, in qualche modo a prescindere da lui. Io credo che questa sia la ragione di fondo. La seconda ragione, questo l'ha detto un po' lei, è insomma il posto che la storia occupa nel discorso pubblico. In altri paesi questo posto è molto più forte. Da noi tende a scemare. Se lei vede i programmi di scuola, la storia diventa sempre più una materia ancillare. Se lei vede i programmi universitari, le cattedre di storia sono sempre minori. E questo in qualche modo è andato di pari passo con anche il senso della nazione. Ecco,
si è molto parlato, diciamo, di sovranismo, molto poco, diciamo, di avere il senso della nazione, che sono due cose completamente diverse. Ultima cosa che volevo chiedere, c'entra secondo lei, continuando questo discorso, il fatto che De Gaulle e Churchill sono stati leader di guerra, mentre De Gasperi leader di pace, per definizione, un periodo di pace? Sì, un po' c'entra, nel senso che, parliamoci chiaramente, insomma, anche per De Gaulle e Churchill non sono state rose e fiori, ma insomma, il fatto che, diciamolo così, De Gaulle abbia salvato la Francia, no? E si sia inventato, diciamo, la vittoria della Francia, la Francia era stata sconfitta, è un fatto, diciamo, incancellabile. D'altra parte poi lui anche nell'immediato dopoguerra si dovette ritirare. Churchill addirittura ha salvato l'Europa e anche lui in democrazia nelle prime elezioni del dopoguerra venne sconfitto. Questo ti dice che cosa, quanta umiltà è necessaria per essere veramente democratici. De Gasperi fondamentalmente ha salvato l'Italia innanzitutto dalla fame e poi anche dal comunismo e oggi, insomma, questa è una cosa che gli viene riconosciuta. Viene riconosciuta oggi, non gli poteva essere riconosciuta immediatamente, perché insomma, le ragioni facevano riferimento anch'esse alla guerra, ma a un'altra guerra, alla guerra fredda. E quindi in questo senso era un personaggio che ha diviso, non ha unito per forza di cose. Una parte, quella che stava, che stava con l'Est, diciamo, e poi dopo la storia si è incaricata di dire chi aveva ragione, però allora non gli poteva dare ragione. Siamo con Alessandro De Angelis, il giornalista che oggi introdurrà la presentazione del libro su Alcide De Gasperi di Antonio Polito. L'attualità di Alcide De Gasperi c'è oggi o è distante dalla politica attuale? Verrebbe da dire che è piuttosto distante. Vabbè, certamente è cambiato il mondo. È un libro che parla, secondo me, all'oggi, alla politica di oggi, in una chiave di critica. Cioè, guarda quello che è successo negli ultimi giorni, per esempio, no? L'ultima polemica che c'è stata sulle manifestazioni di Bologna. La destra è incapace di condannare Casa Pound, i centri sinistra incapaci di prendere le distanze dai centri sociali. Perché? Perché la politica attualmente ha una dinamica che è una dinamica tutta identitaria. Quindi, poiché io devo coltivare soprattutto la mia tribù, l'America è un caso di scuola, io non sono in grado di prendere le distanze neanche, diciamo, dalla parte più estrema. Questa identità è una trappola, diciamo, perché ognuno parla alla sua curva, e poi chiaramente nelle elezioni vince la curva più grande, quella di Trump, e nel frattempo però in Italia si sta svuotando lo stadio. No? Ecco, De Gasperi, che ho fatto questa pistolotto, De Gasperi è esattamente l'opposto. Non solo lui, la sua generazione, quella che ha ricostruito l'Italia nel dopoguerra, è la politica che concilia il proprio punto di vista con l'interesse generale. In questo senso, diciamo, il libro è un inno alla grande politica, diciamo, che è quello che manca oggi, ma che è quello che servirebbe. Per esempio, il libro si articola, no, ne hai parlato diffusamente con l'autore, in 5 lezioni. La lezione sulla politica estera parla all'oggi, no? De Gasperi, che cos'è? La collocazione atlantica dell'Italia in una situazione da guerra fredda. Oggi, mutatis mutandis, ci poniamo, abbiamo nuove sfide. Guarda caso, la principale che arriva dalla Russia di Putin, che ripone il tema di atlantismo, come declinarlo, e il tema di fondo che l'interesse nazionale si gioca soprattutto fuori dai confini nazionali.